Allora, io vorrei partire già con una curiosità. Ho Vai. visto che tu hai 24 anni, ok? No, che magari Quanti 27. anni hai? 27, magari 24. Ma come hanno detto 27, sì. 24? Ma scusa, No, no. ci sono sbagliati. Ok, hai 27 anni, giusto? Sì. Però ho visto che hai già un'agenzia di comunicazione. Come nasce questa cosa? Cioè, come è nata l'idea di fare un'agenzia di comunicazione? Cioè, da dove è nato più che altro? Cioè, com'è il tuo percorso? Allora, nasce dal desiderio di avere qualcosa di mio, ok? E non avendo però idea di cosa vendere, di avviare una produzione, non avendo neanche le risorse economiche che servono per avviare una produzione, quindi macchinari piuttosto che affitti, capannoni, eccetera, e ho pensato, ma perché non aiutare gli altri a vendere? E di conseguenza mi sono appassionato e mi sono avvicinato al mondo del marketing, facendo prima i corsi, quelli di Facebook e di Google, cercando una scuola online. E sono ricaduto su una scuola online, non in un'università, perché i miei progetti a livello di tempistica non erano così lunghi. Quindi tu praticamente appena finito il corso in accademia hai subito aperto una cosa. Cioè, Subito. quindi eri già pronto, preparato che volevi fare quello, no? Sì, cioè nel senso io mi sono iscritto per poter fare questo. Ok. E ti volevo chiedere, cioè, come ti ha aiutato Kama in questo? Avevo già studiato, letto e mi ero appassionato, però Ok. mi mancavano le basi pratiche e operative. Di conseguenza con Kama ho acquisito quelle capacità che senza un percorso di studi non avrei potuto avere. A me interessava avviare un percorso che poi mi dava le basi per poter essere io in prima persona a fare cose. E beh, ma Ma come sì. sta andando bene? Sì, beh, certo, sì. All'inizio ho portato avanti entrambe le cose. Poi successivamente, quando le cose sono cresciute, allora c'è stato un passaggio. Ma quindi mi viene da chiederti la sfida che ti ha portato a dire: ok, adesso faccio Kama, apro una cosa mia, cioè la cosa più stimolante durante il percorso in accademia, che ti ha fatto dire: ok, questa è la mia strada. La parte di storia del marketing, quella e anche la parte di psicologia. Ti vorrei chiedere appunto, tu quindi Kama, se c'hai tipo un amico, un parente, una persona che ti dice: oh, io non so cosa fare, mi piace appunto la comunicazione, il marketing, però l'università mi viene difficile, poi magari il lavoro, eccetera, eccetera, cosa gli direi? Cioè, gliela consiglieresti? Tu hai consigliato? Sì, io ho consigliato. Poi non No, so, bene, magari sembra. hanno chiesto informazioni, magari l'hanno fatto, magari no. Quello non lo so, però sì, ho consigliato, è utile. Anche se tu non volessi fare questo di lavoro, ok? Anche se tu non volessi fare marketing piuttosto che continuare con la tua carriera che stai facendo, però ti apre comunque, ti fa capire un po' come funziona al giorno d'oggi, come gira, ma magari non so, fai un altro lavoro, tipo fai commerciale in un'azienda, ti sarebbe molto utile per poter ampliare un po' quello che è il tuo bagaglio di Cioè, quindi niente, tu hai questa agenzia di comunicazione, quindi cioè, sì. che hai iniziata nel 2021. 2021, sì. Sono quasi 3 anni. Noi siamo in due, in agenzia. E poi abbiamo dei collaboratori esterni. E abbiamo due ragazzi che sviluppano siti web. Quindi noi ci occupiamo della parte di studio, okay, del sito in base a quello che il cliente ci chiede, usability, e facciamo la parte, diciamo, grafica, come ci piacerebbe, gli elementi, dove posizionarli, eccetera. Poi dal punto di vista di programmazione abbiamo questi due ragazzi che ci aiutano e fanno loro. Noi facciamo foto e video per i social e ci occupiamo quindi dell'editing, sia delle foto che dei video. Però quando ad esempio ci serve qualcosa un po' più strutturato e una mano diversa, ok? E abbiamo questa collaborazione attiva con un fotografo videomaker che ci aiuta. Quindi diciamo che noi in agenzia siamo in due, è un'agenzia piccola. È giovane, scusami. Siamo giovani, va No, bene. no, sì, devi dire che sei vecchio. No, No, per no, non favore, sono adesso. vecchio. Io No, non ti ho sono detto, vecchio. questo c'ha 22, 24 anni. Cioè, tu No. pensa. No, però comunque, 27, hai 27 anni? 27, sì. E allora. Va bene, dai.
No, vabbè, comunque è bello vedere che appunto dopo l'accademia tu eri già pronto, preparato, hai fatto qualcosa di tuo e lo stai portando avanti. Quindi questo, tanta roba. Veramente. Sì, lavori di più rispetto a quando fai dipendente, né? Sicuramente. Vabbè, però, certo. No, però sono soddisfazioni diverse. Esatto. Più lavoro, ma più soddisfazioni. Questa è la cosa più importante, secondo me. Anche perché poi è fatto. Cioè, c'è anche una parte che va oltre, diciamo, quella del business puro, che è quella comunque di aiutare delle persone che non sono per niente social o che magari non pensano di essere in grado di fare determinate cose e capire, vedere insieme l'andamento, una crescita, no? Persone che inizialmente non volevano assolutamente in alcun modo apparire barra parlare e adesso invece si divertono a fare video con noi. Vedi? Che cioè, bello! Scopri anche, esatto, sì, è proprio bello, diciamo, vedere questa crescita. Ed aiutare comunque delle persone, comunque, perché assolutamente, penso che anche queste persone abbiano tipo attività, business, comunque cosa da portare avanti. Sì, cioè noi per dirti lavoriamo tanto nell'edilizia ed è un mondo che fondamentalmente ha poco a che fare con la tecnologia. Cioè noi ci lavoriamo, cioè nel senso piastrellisti, interior designer, ci lavoriamo. Quindi anche loro, diciamo che magari non avrebbero mai pensato di poter espandere la loro attività attraverso i social e comunque con delle attività di marketing, perché noi facciamo social ma anche molto altro, non ci avrebbero magari mai pensato e invece scoprono che... Aspetta, com'è che si chiama la tua agenzia? Io non te l'ho chiesto. Webby Walk. Perché stiamo parlando ma non hai dato il nome, scusami. Okay. Va bene Angela, è stato un piacere comunque parlare con te. Ciao, grazie mille. Ciao, grazie.